Buongiorno a tutti, non voglio essere lungo di lungarmi, però voglio solo precisare alcune cose. È il secondo anno, quest'anno la partecipazione vostra è una bella partecipazione numerosa, perché è già questo un buon inizio, e già qui io segno una cosa positiva. Lusciano è il nostro territorio. La festa dei Gigli è la nostra festa, è la nostra cultura, è la nostra tradizione che sappiamo divulgare, promuovere e soprattutto rafforzare. Abbiamo bisogno di un'iniezione di collaborazione, di responsabilità e di rispetto reciproco. Perché la festa la si fa grazie alla cittadinanza, grazie agli organizzatori e con un aiuto enorme dell'amministrazione che è a vostro fianco, pronta a soddisfare ogni vostra esigenza, e pronta ad accogliere ogni suggerimento e sempre pronta ad interloquire. Questa è la positività che ci deve caratterizzare, perché questa positività deve guadagnare terreno sulle polemiche spesso sterili, infondate e dannose soprattutto per chi le fa. Bruciano deve presentare la sua storia e la storia non è fatta di polemiche, di contrapposizioni. La storia è il testo che tutti quanti scriviamo insieme perché insieme il testo riusciamo a scriverlo meglio. I cambiamenti li voglio tranquillizzare perché detto così, e voglio essere molto più chiaro, possono usciamo i cambiamenti segno d'allarme. Ci lamentiamo però si va a cambiare e si critica chi si sta sforzando di migliorare. Il cambiamento è veramente contenuto in questo verbale perché non poteva essere altrimenti, perché il regolamento dice delle cose certe, non puoi modificare il regolamento mai e mai con un verbale. Però nei principi generali del regolamento c'è scritto in sostanza quali sono i valori della festa. E c'è un effetto acceleratorio che punta sulla qualità della festa. È importante aumentare il bacino d'utenza, è importante accelerare per evitare che lo spettacolo, per il rispetto dei nostri cittadini, si possa ridurre o le ore di spettacolo previste si possono ridurre, perché il sacrificio che voi fate non può essere ristretto alla sosta, ma deve essere portato alla esibizione e alla corretta esibizione, alla bella ballata, a quel mezzo passo che noi sappiamo fare e abbiamo qui inventato. E allora è solo un effetto acceleratorio, quindi un cambiamento di 70-80 metri di mattina, per trovare il Giglio pronto a passare via Roma e via Giovanni Esposito. Tutto resta così, il sabato sera c'è un anticipo di 45 minuti sulla salita per dare la possibilità a tutti i Gigli in maniera indifferenziata di avere lo stesso tempo e di avere la stessa possibilità di esibire quell'altra cosa che pure sappiamo fare bello, è la bella musica. Detto questo, è bello perché ancora una volta l'organizzazione la facciamo insieme. Avete sei bigliettini, come diceva il presidente. In questi bigliettini, in ognuno di questo, voi dovete indicare una delle 10 postazioni laddove parte la ballata di domenica, perché
previsti dal regolamento. Ognuno non sa qual è la postazione che sorteggio consegna, ma sicuramente ogni comitato ha la postazione, questo è un dato importante, perché su questo punto si è fatto due volte polemica. Questo è il dato importante. Ognuno, ogni comitato stamattina avrà assegnato la postazione che il comitato stesso ha scelto. Quindi non esiste che l'amministrazione o l'ente festa manda il ciglio di qualcuno all'address, come si è detto per due volte. Non mandiamo il ciglio da nessuna parte. Il ciglio lo dobbiamo costruire, lo dobbiamo ballare, la festa la dobbiamo celebrare, perché quest'anno, il 2020, è un anno importante. Noi celebriamo insieme la 145esima edizione. 145 anni di storia non possono essere sprecati nel diminuire la partecipazione anno per anno. Quindi partiamo da subito con la comunicazione, partiamo da subito con una campagna pubblicitaria degna, partiamo da subito insieme, e annuncio qui una bellissima iniziativa che faremo il 31 dicembre. I cigli in brindisi. Noi il 31 dicembre, il brindisi preferiamo farlo il 31, perché ci è stato invitato anche della riunione, decidete la data e non vi preoccupate. Annunciamo il 14 e il 31 alle ore 17, piazza 11 settembre, ci riuniamo tutti quanti insieme. Diamo anche qualche giorno in più e i cigli porteranno il loro progetto o la bozza di progetto. Nessuno vi chiamerà, perché poi per esigenze tecniche probabilmente quel progetto si deve modificare o meglio completare. Però dobbiamo presentare il 31 la nostra festa, la nostra Prusciano, tutti quanti insieme in piazza. 6 scappellini, apriamo i progetti, li presentiamo alla città e diciamo che ciascun comitato non lavora separatamente in contrapposizione, ma lavora insieme in sinergia con l'amministrazione per portare a termine questa politica di rilancio della festa nel vostro interesse. Quindi il 31 stiamo in piazza, brindiamo, il fascino del saluto, il fascino della buona e bella relazione che dobbiamo recuperare e rilanciare. Siamo in piazza e insieme festeggeremo salutando il 2019 e augurandoci un 2020 migliore e degno del nostro lavoro e soprattutto delle nostre capacità. Quindi passiamo all'operazione che ci vedremo prima stamattina.